O Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché, se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che, per avidità di bottino, provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia. Assicuratevi che nessuno resti vivo! Niente misericordia! Sicuro che nessuno è scappato? Tutti morti svestiti! Sì, urlavano come capponi! Joss! Tutti morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti? Thank you.
Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto posto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia. È su questa strada la taverna della Giamaica. Sì. Quanto dista ancora la taverna della Giamaica? Avanti! 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 Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso. La taverna della Giamaica. Ma io devo scendere qui. Ehi, vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere. Vetturino, fermatevi subito. Ma perché non vi fermate? Stupido, fermatevi, vi ho detto. Sordo per caso, ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna, fate il giro e riportatemi indietro. Fatevi accompagnare da Sir Pengallan, lui è un debole per le giovani donne. Ecco il vostro baule. Ah! Ah! Propongo un brindisi a Sir Humphrey. A Sir Humphrey. Certo. A Pengallan. Grazie. Vi avrei chiesto di bere alla salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido. Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey. Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara. La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey? Chadwick! Dimmi, quale lago prediligo di più? Winderman, signore. Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey? Perché no? Chadwick, la mia statuina, ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza. Ma questa non è viva. È più viva di metà delle persone che sono qui, guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere come sta Nancy e riferisci. Nancy? È la creatura dell'Exeter. Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro. Allora preferirei non fare la sua conoscenza. No, 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 sono cugini. Sì, sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan. Eccola. La mia deliziosa Nancy. Oh. Mi ha fruttato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Baldi, non è vero, Sam? Chadwick, cosa succede? Qui c'è una donna, signore. Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti. Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro Vediamo padrone di prestarmi un cavallo. Ribble, scommetto 20 guinee contro una che è brutta. Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento? Perché dovrei? Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribult! Avete vinto! Ecco!
Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza. Ah, grazie, signore. Ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo. Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallan. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace. Lo so, sono Mary Ellen. E dove vi recate? Alla taverna della Giamaica. In quella taverna? Non potete andare lì. Perché no? Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica. Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane signora. Vedete, anche Sam lo sa. È meglio restare qui. No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno. E i vostri genitori? Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo! Già, voi sapete cavalcare? Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina. Potete montarla fino alla taverna. Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori. Oh, beh, prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam, sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica. Io non capisco, è così che ha detto, signore. Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera. Sì, sarà un... Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto. Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per lei. Non mi occorre, veramente. Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate? No, di certo. Buonanotte, Miss Mary. Buonanotte, Sir Humphrey. Patience Merlin vive qui? Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi. Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio. Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto? Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone. Non vuoi prima darmi un bacetto? Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola. Oh, perché mi maltrattate, bella signora? A vostra zia non piacerebbe. Toglietevi di torno, io... Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti. Chi è? Eccoci qua. Zia Patience. Mary, Mary, la mia dolce nipotina. Mi riconosci allora? Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento... Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui. No, Joss, no. Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa. Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto. Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere. Beh, io berrò qualcosa.
Com'è successo? Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma. Via! Patience, non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza. Sì, sì, Joss. Ma no, zia, lascia. Ah, ferma, ferma. Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zietto. Portalo dentro tu, mia cara. Lo porto dentro io. Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero. Non importa. Dovresti vergognarti di te stesso, bestia. Ti prego, Mary, no. Non faccio fatica. A noi piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola. Ah, beh, sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati. Preparo io la tavola. No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio. Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia? Nel cassetto di centro. Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno. Fate silenzio. Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita. Harry ce l'ha detto. È un bel bocconcino da quello che ho visto, molto carino. Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione. Salvazione ha ricominciato. Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso. Dove stai andando, Harry? A porgere i miei rispetti. Non ha simpatia per quelli come te. Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh? Te la vorresti tenere tutta per te. Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry. D'accordo, Joss. E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie. Perché non l'hai detto prima? Affari miei, sono affari miei. Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però era a posto. Non sono come ti aspettavi, vero? Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te. E com'ero allora? Eri molto bella. Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me. È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Puh, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita, ecco quello che e vi dico. E chi altri lo dice? Lo dice anche Sidney. Sì, avete chiacchierato, non è vero, eh? La lista avete sto fatto un po' adesso. Di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare. Joss, mi stai strangolando. Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi. Aspetta un momento, Joss. L'avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente. Che vuoi dire? E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte. E tu invece che ne dici, Harry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati onestamente? Voglio una risposta. Non so cosa dire, Joss. Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry? All'incirca 5 anni, Joss. Salvazione? Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
Sidney. Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin. Dandy? Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss. E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Tern è con noi da lunghissimo tempo, 2 mesi. 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern? Joss. Parisci! Joss, ti prego. Che cosa vuoi? Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto? Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci? L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea. Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due. Vuoi prendere le forbici, Merlin? Sì, signore. Ecco. Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo! Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti. In fondo, per che cosa vive quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo. No, ma ne sei certo? Sono tutti morti. Certo, signore. E poi mi dispiace per Mary, signore. Non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco. La manderò via domani mattina. Accendi il fuoco, per favore. Dammi da bere. Sì, signore. Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra. Neanche un folle uscirebbe in una notte così. È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto. Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza? Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore. C'era somiglianza con tua moglie? Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo... Non è molto, Merlin. Non è abbastanza. No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più. Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire... Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey? Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho niente in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi. Bene. Andate in camera vostra, tutte e due. Patience, portala di sopra. Cerca di dormire, cara. Devi essere stanca. Buonanotte. Lasciatemi, maledette carogne! Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro. Che vi avevo detto? 15 sterline in oro, Mr. Turner. Sono un mucchio di soldi.
Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare. Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Turner. Dove li hai presi? Li ho risparmiati. Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Turn. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita. No, non è vero! Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto? Josh, diglielo! Hai fatto bene, Josh. Schifoso. Piangerà all'inferno. A bordo l'avremmo subito impiccato. Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza, dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai. Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille. Non voglio sentire urla. Sbrigati! È quello nuovo, Turn. Addosso aveva quest'oro. Cosa sapete di lui? È venuto da St. Ives tempo fa, me l'ha mandato un amico. Non si può semplicemente cacciarlo via? No, certo, potrebbe parlare, vorrebbero impiccarlo. Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza, bravi. Una pistola? Oh, no, 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 troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Suppongo che un modo valga l'altro. Ah, bene. Merlin, astieniti dal partecipare, ho bisogno ancora di te. Harry! Sì? Procedere. Scendo fra un attimo. Sì, capo. Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui. Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda. No! Tu ancora no. Dov'è Joe? S'ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga. Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi. Forza, portatelo qui. È solo per essere gentili, lui non ne sa niente. È male proprio per questo, Thomas. Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte. E tu la chiami gentilezza? Spedire un uomo incosciente all'altro mondo è male. E poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo. Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno. Ah, andiamo, è pesante. Tu che ne dici, Harry? Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Ah-ha! Sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume. Pronti, tutti insieme. Tirate! Le fibbie! Le avevo viste io per primo! Fai vedere come lo strozzi, Dandy. Chiudi la bocca, vuoi che Joss se la prenda con noi? No.
Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto. Non restate qui. Dovete allontanarvi. Non posso lasciare mia zia. Vi prego, sbrigatevi. Potete andare. Addio. Eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce, bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese. Può restare qui, mi sono detto, sempre che sia propensa a restare, naturalmente. Joss! Joss! Vieni di sotto! Se n'è andato, Joss. Chi se n'è andato? Certo, e di sicuro lo avrà aiutato una spia. Oh, come parli, idiota? Che cosa vuoi dire? È vivo, Joss, ed è scappato. Mary, sei stata tu. Sei in pericolo. Devi lasciare subito la taverna, devi andare via immediatamente. Sta lassù. Quella maledetta femmina, la ucciderò. Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss. Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare. Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella. Non potete restare qui. Andiamo. Dove? Giù, nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite. Joss, nelle stalle non c'è! Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte. Ma qui non ci sono di sicuro. Eccomi, capo. Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry, sì? Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la borghiera, e tu vai. Che cosa fai, Joss? Controllo la strada per Bosni. Chadwick! È molto tardi, signore. Era molto affascinante quella giovane. Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti. Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo l'altro. Suppongo che debbano vivere, signore. Credi? Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio... Ah! Macellaio, fornaio, sei uno stupido! Mi dispiace, ma Chadwick, era a tuo dovere? Come sempre, Sir Humphrey. Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno?
Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti. Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte. Sì, ma Terne è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza. Che ne è stato della fanciulla? È scappata anche lei. Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero. Gli uomini li stanno cercando, li troveremo. È tutto qui? Hai qualcos'altro? Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri... Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Terne sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui. Mi dispiace, io volevo solo avvertire. Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori! Cosa? Tornate indietro! Ma che cosa credevate di Lasciatemi. Fare? Lasciatemi! Piccola pazza, non sapete neanche remare, è Lasciatemi pericoloso! Stare! Non avrete paura di me? Ah, è così? Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete? Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna? Davvero e cosa? Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui. Guarda! Harry! Che c'è? Qui c'è una barca che va alla deriva. È uscita dalla grotta. Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti? Sono pronto. E io che faccio? La barca l'ho vista io. No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua. Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita. Spero che in futuro ne farete un uso migliore. È piuttosto impossibile con un carattere come il mio. Senza dubbio. Contrabbandiere e assassino, avete detto? Precisamente. Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare? Quello che vi pare. Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare. Non mi interessa affatto. Beh, dovreste dimenticare che siete responsabile io di me. Io non lo sono. Oh sì, se non fosse per voi non sarei qui, non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre mani. Vi prego, tacete. Oh, state allegra, la vita è... Prendete il libricino, Mr. Terne. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
Rende la discesa più piacevole, almeno. Come va? Fanno una bella coppia, mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo! Volete far salire la signora o preferite voi per primo? Prima le signore, lo dico sempre. Come ci hanno trovati? Forse la barca. Devono averla vista dall'alto. Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio. Sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia. Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare. Con piacere, Harry. Avanti, a chi tocca? Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia, svelto. Sentito. C'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare? Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre. Vi prego, non preoccupatevi. Io ho chiesto se sapete nuotare. Io dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo. Me la caverò. Josh non oserà farmi del male. Allora, sapete nuotare o no? Un po'. Toglietevi il vestito. Cosa? E le scarpe, svelta. Ma non posso farlo. Toglietemele. Non posso. D'accordo, allora lo farò no, io. No, lo faccio io. Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte. È bello andare a dormire. Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss. Guardate. Andiamo. Eccoci, Mr. Tern. Perfetto. Siete brava. Che strano, è la prima volta che vedo una donna nuotare. Fa freddo! Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate? Resistete, stanno arrivando! Non posso! Ce la faccio, non mi reggo! Reggetevi a me! Darlan. Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite. Mi mancano 3 sterline, Squire. Darlan, le avevo detto! Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline? Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire. Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta. Grazie, Squire. La ricevuta, Davis. Ma se la... La ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengallan. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo. Dove andiamo? Da che parte? Dobbiamo cercare riparo. Aspettate, che ne dite di quello laggiù? Lo Squire. Volete dire Sir Humphrey? Sì. Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci. È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Berkin, un pessimo radicale. Berkin? Ebbene, Berkin? Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti. I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi. Ho la legge dalla mia parte. E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me. Sono un uomo, come voi. Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo. Voi siete... Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore. Se mi permettete, Squire Pengallan. Per Giove, ma questo è Grand Trimatti. Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra l'acqua da tutti i lati. Datele un nuovo tetto, Davis. Mister Humphrey. Ho detto un nuovo tetto. Lei è la fittavola più anziana. Finché ci sono io, dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto, l'avrà anche lei. Ma grazie. È possibile che non mi riconosciate? Che succede? Vi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa. Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati? Ho nuotato. Per salvarci. Ma chi è costui? Questo è James Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo. Voi mi avete salvato la vita, signora. Oh, davvero straordinario. Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete... Ah, sì, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare. Sì, signore, e volete venire da questa parte? Potrei parlarle un momento, per favore? Ma certo. Mi crede, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey. Davvero? Beh, vedremo... Che cosa si può fare? Grazie, siete molto gentili. Oh, ma non ditelo neanche. Vi prego di scusarmi, signore. Chadwick! Prepara un letto per quest'uomo di sopra. Vi ringrazio. Sì, sir. Vi vedrò più tardi. E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose. Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui per la notte. Mi piacerebbe avere la miglior tavola della baita. E allora perché non restate? Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra. Sicuramente. Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola. Ebbene? Ben... In privato. Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse? Contrabbandieri? Avete idea di chi siano? Sì, per la verità, ho tutta una lista di nomi. Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Qui. Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse. Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Tern, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Ah. Mm. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite. Per Diana, se non trovate qualcosa di buono, farò rapporto alla commissione. Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona. Davvero? Signore. Credo che dovremmo studiare meglio quella persona. Oh, sir. Trova degli abiti adeguati per Mr. Tern. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato. Questo gentiluomo, sir... Ti sbrigati, sbrigati. Ma non pensavo, sir. Mio caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero, nell'attesa di un pasto e di abiti. Ve ne sono grato, sir. Non c'è di che, avanti. Sir Humphrey, io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Oh. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità. Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito. Conoscevo bene Collewook, un buon amico, tutti buoni amici là, tutti trapassati, ma non si può avere tutto. Allora, di che cosa si tratta? Contrabbando? No, è molto peggio, Sir Humphrey. Naufragi. Naufragi provocati da qualcuno. Non da qui, voglio sperare. Sì, signore, lungo la costa. Ci sono sempre stati i naufragi qui. È pericolosa questa costa. I Lloyds hanno scoperto che tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune. Davvero? Bevete. Credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune? Non c'è mai nessuno che sopravviva. Caro Mr. Tern, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi. I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano. Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore. Volete scusarmi?
Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso. Arrivederci, capitano. Buon voyage. Ritornerò, signore, ritornerò. Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene. Molto saporito. Ora, Mr. Turn, volete gentilmente continuare? Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini. Anche voi eravate lì? No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo. Avete fatto, naturalmente, rapporto ai vostri superiori? No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin. Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda. In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori. Ma chi? Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa. Ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare. Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte, lui dovrà andare alla taverna. Ma prima arriveremo noi. No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina. Ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merlin non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi. Sarò con voi, signore. Perfetto. Vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate. Chadwick, o la borsa o la vita. Gli abiti di Lord George, signore. Chi è il comandante Atruro? Capitano Boyle, irlandese, credo, è buon amico in caso di bisogno. Gli scriverò un messaggio. Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite. Al capitano Boyle, comandante dell'esercito, milizia, della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose. Chiediamo urgentemente il vostro aiuto. Chiediamo urgentemente il vostro aiuto. A cui è imperativo? Prestare immediata attenzione. Ho con me un funzionario della legge, James Tern. Funzionario della legge, James Tern. Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto? Saccheggiatori di questa costa. Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici. Tutti pronti? Sì. Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, è bene darvi un cappello. Chadwick! Svelto, 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 dobbiamo andare via subito. Ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere. Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti. Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità. Ah, Chadwick, dia Sam che lo voglio qui subito. Dove sta? Nella cucina. Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello. Il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam. Ora, correte Sam a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle. Capito? Sì. E galoppa senza fermarti. Molto bene, sì. E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza? Sì, signore. Chadwick! Sir Humphrey?
Ah, grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Di a Lord George che tornerò per cena questa sera. Sì, signore. Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta? La signora è uscita dal retro e l'ha presa. Cosa? Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei. È andata, signora, alla taverna. I cavalli, fa in fretta, presto. Devi venire con me finché sei in tempo. Cos'è successo? Quell'uomo che ho salvato, James Terme, è un ufficiale. No. Sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truman. Oh mio Dio. Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino. Devo avvertire Joss. No, non c'è tempo. Io non me ne andrò senza Joss. Ma sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui, capisci? No. È un ladro, è un assassino. Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci. Joss è venuta qui per avvertirci, dobbiamo andare via. Dov'è quella carogna? Dov'è Terna? Josh, stanno venendo per te. È un ufficiale della legge. Non possiamo continuare. Questa dalla a me. Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate, come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin? Via libera, Sir Humphrey. Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Terme, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere. Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin. Ma lei non ha colpa di niente. Spero vivamente di... Perché non siete stato sincero con me? Non mi avete detto chi eravate. Perché li avreste avvertiti come avete fatto. E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss. Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile. Salite le scale, Joss. Joss! Avanti, salite! Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio. Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre. Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così. Potresti lasciarlo. Anche ora potresti lasciarlo. Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy. È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta. Avanti, non siate sciocco. Dategli la chiave. Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse. Oh, la ringrazio. Un bel posticino. Mai usato. Cosa avete detto? Ho detto che non viene mai usato. E allora perché il fuoco è acceso? Giusto, perché è acceso? Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco. Qui c'è qualcosa. Una prova? È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss. Oh, sconsiderato. Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare? Un segnale? Credo di sì. Vorreste aprire la porta? Oh, certamente. Grazie. Di che? Joss, chi viene qui? Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno. So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è.
Chi è? Oh, scopritelo voi, signor ufficiale della legge. Ho lasciato la porta aperta per lui. Bene. Vogliamo intanto mettere il segnale? Faccio io. Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo? Giusto, vado. Volete qualcosa? Quando tornate, portatemi del brandy caldo. Bene. Soffia ancora? Forte come sempre, signore. Questi sono gli ordini, Merlin. Un altro naufragio, questa notte. Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barrett, alle 9 o giù di lì. Sì, signore. Che cosa trasportano? Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare... Cosa? Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa. Perché? Cos'è successo? Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata. Allora, questo è l'ultimo? L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia. Che cosa ne sarà di Tern? Quando saranno qui i tuoi uomini? Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi... Non siate ingiusta con me. C'è qualcosa che non va? Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi. Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla C'è finestra. C'è tutto in effetti, tranne l'uomo. Il vostro stalliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare. Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti. È la vostra ultima possibilità. Avete solo un modo per salvare la pelle dicendo il nome di quell'uomo. Il che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi quando lo sapremo. Perché non lo scrivete voi, Joss? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Henry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto, briciole? Ci avete pensato, Merlin? Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle. Voi credete? Sacrificherebbe chiunque. A quanto pare avete un'idea molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia? Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo. Siamo io qui, lo... Uomini! Badate a lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere. State indietro! Sir Humphrey! Attento, la banda è qui! C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo! Sir Humphrey! Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il retro. Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo... Sei lassù, Joss! Joss! Lo squire venga là. Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge. Spia, maledetto! Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio. Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo. Aspettate.
Dobbiamo stare attenti, Harry. A che cosa? Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi. Non verrà. Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui. Dobbiamo finirlo. Certo che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi... Vieni, vai. Ci sarà un altro naufragio. Questa notte? Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo. Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte. Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza? Facciamoli stare comodi. Mentre siamo via dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia? Ah, è giusto che la morte non li separi mai. Vi avverto voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame. È ora di andare. E chi rimane con loro? Non possiamo lasciarli qui da soli. Che cosa ne dite di salvazione? Potrà parlare a Mr. Terne dell'eternità? Per lui, non per me. Ci servono tutte le braccia giù alla spiaggia. Già mia moglie li sorveglierà. Vado sopra a prendere le donne. Sono in camera da letto. Sono dolente di vedervi, Willy Pentil. Vi avevo già avvertito un anno fa che stavate cadendo in pessime compagnie. Vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo. A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda. Che ci fa lei qui, Joss? Era venuto ad avvertirci, Harry. Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto. Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori. Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss. Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, Vostra Eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora. Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarli così. Zitta tu. Lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi, Joss. Certo, Mr. Terne. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo! Merlin, risponderete direttamente a me della sua incolumità. Sì, Vostra Eccellenza. Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi. Oh, non ne ho idea. Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio. Se non sappiamo neanche dove avrà luogo. Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi. Cosa volete? Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà. È veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata. Signore, non funzionerà mai. Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti... come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio. Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito. Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito. Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta! Vi prego, non vi muovete. Oh, fatela girare! Fatela girare!
imparo. Joss, ma perché ci devo andare sempre io? Perché decido io quello che bisogna fare. Ma così non imparo mai. Vattene, corri. Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro. Che ne dice, eh? Vattene di qui, Harry! Tutti alla spiaggia! Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio? Non lo so. Non potete permetterlo, lasciatemi libero. Altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito. E so anche che è mio dovere arrestarlo. Ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio. Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo. Mrs. Merlin! Lasciatemi andare ora e io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo. Non posso, vi dico. Che cosa accadrà, Joss? Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto, Joss è solo un uomo. Sì, ma è mio marito. Mrs. Merlin, se io vi prometto che... sede militare più vicina. Cutler. Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato. Pirate di bordo! Pirate di bordo!
lasciatemi! Sempre quella femmina, è colpa sua! Accogliamola come se fosse una punizione divina! Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora. Bestie! Sono sicuro che sarai d'accordo. Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lo stesso. Lasciatela stare! Sale su quel carro, svelta! Non puoi portarla via, Joss! Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto! Mettetela giù! Tolto! Sì, vi ho tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta! Chiudi la bocca, piccola stupida! Ah, qui! Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto. Mister Humphrey? Cosa c'è, Sam? Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane Davvero? Fa. E nessuno conosce alcun capitano Boyd. Vuoi provare a Bodwin, signore? Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo. Signore? Ebbene? Chadwick! Perdonate la libertà. Non siete malato. Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare. Sì, sir, non c'è nient'altro. No, e non restare lì con quello sguardo. Sam? Signore? E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure! Mister Chadwick, ormai è... Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo. Zia Patience! Zia Patience! Mary! Joss! Cos'è successo? Joss è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo? Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Joss mi ha salvato. Gli hanno sparato. Joss. Joss. Oh, Patience. Mia cara Patience. Va tutto bene, Joss. Mi prenderò io cura di te. Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami. Dov'è Jem? Zia Patience non sarà... No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Joss. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Joss e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce. Sì, zia. Sarà come i primi tempi a Bodmi. Joss era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero? Ma certo. Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Joss non deve essere qui quando lui tornerà. Chi? Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Joss non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Joss in proprio potere. Stanotte ho saputo chi è. Ascolta, Mary, e se... Zia Patience! Zia Patience! Dove sei, Patience? Dammi da bere. Sì, Joss, sì.
Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura. Avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo. A quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo. Siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile. Assassino, lasciatemi! Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare. Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo. Fermili. Sir Humphrey. E la ragazza è con Ma lui. Ma Joss, che ne è di Joss? Andiamo. Anche Tern se n'è andato. Joss! Harry, che presto c'è? Vieni! Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry. Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto! I soldati, via! Presto di qua! Dov'è quella ragazza? È importante. Andiamo, sbrigati, dov'è? E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se n'è andata e ha trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza. Maledetto! Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi sei uomini. Sergente, preparate sei uomini per accompagnare Mr. Tern e me. Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto, 7 anni di sfortuna. No, Dandy, per più di 7 anni, come la vedo io, è per l'eternità. Cosa ci faranno? Che succederà? La solita cosa, una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie. Sono pronto, sono pronto. Sono un po' larghe. Meglio legarle. Non voglio la corda, voglio le catene. Fermi, voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche a me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego. Thank you.
Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Pengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà. Dov'è Sir Humphrey? Sir Humphrey è partito per affari. Dove? Ma rispondete, posso... buon uomo. Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selmanur. Dico, ma voi chi siete? Chi siete voi? Oh, santo cielo. Il mio vestito. Questi signori stanno chiedendo di Sir Humphrey. Sir Humphrey è il capo di una banda di saccheggiatori che abbiamo arrestato un'ora fa alla taverna della Giamaica. I vostri bagagli di sotto, signore. Sir Humphrey Pengallan, la cabina di lusso. Siete l'incaricato? Sì, signore. Portate una bottiglia di brandy. Molto bene, signore, da questa parte. Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda. I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa. Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morta piuttosto. Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela! Piccola sciocca! Voi siete radiosa! Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta! Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina! Tern! Ovviamente non potete andare da lui! Tern! Non avreste dovuto farlo, ragazzine ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson! Sono qui, Sir Humphrey Pengallan! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza! Vi prego, restate lontani! Attento, feritelo, se è possibile. Fate attenzione, non vi avvicinate troppo! No, no, non sparate! Non può fare altro, non sa cosa sta facendo, è pazzo! Vi ripeto, è pazzo!
State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma. Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non sa che cosa fa. Scendete, signore, scendete, arrendetevi. Scendete. Scendete, Seronfri. Andiamo, signore. Andiamo, Seronfri, scendete. Oh, santo cielo, cosa fa là sullo scudo? Seronfri, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete! Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili di lasciarmi un po' di spazio! Svelte a salire e portate giù Seronfri! Sì, capitano! Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Pengallà! Chadwick! Chadwick! Chadwick!